Come scritto sul mio libro, Le 24 cifre del nome segreto di Dio, io racconto che il 24 gennaio 2005 volo in Brasile dal missionario Piggi, padre Piggi, Pierluigi Bernareggi, mio vecchio compagno di liceo, allievo assieme a me con del Don Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione. Ho 24.471 giorni che indicherebbero tutto. Il tempo, 24.000. La realtà assoluta, 400. La divina libertà, 70 del suo essere uno. E realmente le espressi così io con il volo in Brasile, quel volo che aveva accompagnato la mia singola nascita. E qui vi racconto l'atto profetico fatto con padre Piggi. Profetizzai che il 29 gennaio 2005 sarei morto assieme al Papa. Perché sono 24.476 giorni, laddove 76 è la libertà 70 di Dio sulle sei vie totali dell'uomo. Romano aveva previsto le due morti perché era finito al numero 29 della via. Un numero indice sempre di fine per lui che si aspettava la morte da un momento all'altro. Dunque, sarebbe stata alle prime ore del 29 gennaio del 2005. Al mattino, non essendo morto, disse all'amico Don Pigi: "Non sono morto". E quegli gli rispose: "Ma uno è morto. Me l'hanno telefonato proprio ora. Non hai sbagliato del tutto". 5 minuti dopo, attraversando la via per andare alla messa dalle suore, andò incontro al missionario una signora e l'avvertì che quella notte era morta sua sorella. E due. Di fronte a cose simili si dice: "Hai sbagliato perché tu e il Santo Padre non siete morti". Ma qualora si supponga vero che ogni uomo che muore è la trascendente morte del Dio vero e vivo in lui, quel Dio che lo vivifica, allora quei due morti, sostituiti nella previsione, hanno sempre riguardato Dio. E mentre è parso un assoluto errore, in ultima analisi, non lo è stato che nel contesto relativo. In Brasile accadde una cosa invero eccezionale che non era mai accaduta in tanti anni che il padre Pierluigi Bernareggi era stato lì. Leggo dal libro che ho scritto: colmo per Romano, legato, derubato, lui che aiuta, derubato dal bandito Caisigno Formaggino. Aveva 24.480 giorni di vita e spiega il fattaccio descritto da tutto il tempo 24.000. Tutta l'assoluta realtà 400 e tutta la realtà complessa di Dio, ossia 40 più 40, 80. Al suo amico Pigi Bernareggi, missionario, non era mai successo, ma a Romano, andato ad aiutare per un solo mese, successe. Fu sequestrato, legato, derubato e minacciato con la pistola. Vogliono la combinazione della cassaforte, altrimenti matano l'altra persona che era con lui, una ragazza. Ad
Allora Romano si rivolge al capo e gli fa capire con un matamè, che se dovevano ammazzarne uno, ammazzassero lui. I banditi, portatigli via i pochi soldi che aveva addosso, e il telefonino ed altri oggetti della ragazza, se ne andarono lasciandoli legati. Il 9 febbraio 2005, mentre era ancora in Brasile, Romano è ancora una volta buon profeta. E la Quaresima fuga il carnevale. Lo aveva profetizzato a Don Pigi Bernareggi, perché avrebbe avuto 24.487 giorni di vita, che significavano quello, per l'aggiunta del 7 alla libertà divina relativa al 24.480 visto prima. Attese per vedere di che liberazione si trattasse. Era l'inizio della Quaresima in Brasile e, considerando il suo rinomato carnevale, era una liberazione certamente divina. Ma quello che gli successe fin dal primo mattino e personalmente fu una cosa stranissima, mai accaduta prima a lui in vita sua. Sedutosi al gabinetto, tutto il suo intestino si svuotò quasi come uno scoppio. Si era davvero liberato, nel modo più prosaico, proprio liberato della cacca. Dunque, quella liberazione aveva riguardato la realtà corporea, e il segno poi sarebbe stato anche per la cenere messagli sul capo più tardi nella messa per le ceneri. E infine, ultima profezia fatta in Brasile. Romano preannunciò a Don Bernareggi che in quel giorno che precedeva il suo ritorno in Italia del 23 si sarebbe concluso anche il motivo essenziale per cui era andato da lui. Lo disse perché avrebbe avuto esattamente 24.500 giorni di vita, ossia tutto il tempo 24.000, tutto l'assoluto elettromagnetismo 500, insomma il suo 5 assoluto nella pienezza del tempo. E ancora una volta colpì in pieno la previsione, perché quel giorno morì Don Giussani, l'essenziale ragione per cui Romano era andato in Brasile a cercare il suo compagno di classe Bernareggi, con lui allievo del Don Giussani al liceo Berché e divenuto missionario, proprio perché coinvolto dal Gius. Padre Pigi, quando fu il primo missionario di CL, di Comunione e Liberazione, andò in Brasile proprio con Don Giussani, in cerca di dove avrebbe potuto esercitare la sua missione. Nel preciso momento nel quale io, per consegnare alla Chiesa il messaggio di cui ero portatore, che non riuscivo in alcun modo a consegnare al Papa che me lo aveva chiesto, nel preciso momento nel quale io decisi di andare a trovare questo mio amico, per un semplice motivo: lui in Brasile era diventato professore di filosofia, quindi il suo esercizio nella missione era fatto proprio attraverso l'insegnamento della filosofia. Era la persona più capace che potesse accogliere una risposta filosofica alla richiesta fatta dal Papa nella Fides et Ratio. Io non ero riuscito a trovare un interlocutore a cui consegnare questa risposta filosofica. Ebbene,
pensandoci, alla fine avevo recuperato proprio la memoria di questo mio amico che era andato lì. Ma quando io, pensando al fatto che sto per tornare in Italia il giorno 23 e che quindi il giorno precedente si chiude tutto quel mio mese trascorso lì, gli dico che si sarebbe concluso anche il motivo essenziale per cui ero andato da lui, ebbene il motivo essenziale era proprio l'essenza di quel Don Giussani che ci aveva coinvolto entrambi e che soprattutto aveva portato lì, in quel luogo dove io ero andato, per un appuntamento che ora si chiudeva. Ebbene, con la chiusura di quel mese che io trascorsi a Belo Horizonte, si concluse anche la vita terrena di Don Giussani. Era esattamente il giorno 22/2/2005. Tutto nel segno del 2, anche Don Giussani.